Muti a chi lo indica come possibile prossimo presidente della Repubblica. Il maestro era a Firenze per la prima tappa della tournée con l'orchestra Cherubini. Sentiamo Francesco Tei. Sono molto italiano come voi, credo molto nel nostro paese e nelle possibilità del nostro paese e questi giovani sono la dimostrazione. Riccardo Muti in tournée con i suoi giovani, quelli dell'orchestra Cherubini da lui fondata, tutti strumentisti sotto 30 anni. Primo concerto del ciclo al nuovo teatro dell'Opera di Firenze, la città che a proposito di giovani scelse Muti come direttore della sua orchestra a neanche 30 anni. Un trionfo annunciato la serata in cui la Cherubini ha eseguito, sotto la bacchetta del maestro, la quarta sinfonia di Schubert. E la quinta di Tchaikovsky. Le sue struggenti, quasi indugianti melodie. Ma di questa sinfonia Muti ha messo in luce con rigore e nitida e vigorosa scansione ritmica una non sempre evidente e robusta solidità di costruzione. Al termine del concerto Muti si intrattiene con il pubblico quasi confidenzialmente, anche con battute frecciate. Oggi gli anni sono cambiati. Se uno suona male il flauto, dirige. Se uno suona male il violino, dirige. Se uno non suona niente, dirige. E nel pomeriggio, prima del concerto, all'ingresso in Palazzo Vecchio, dove è intervenuto al Consiglio Comunale, il maestro aveva risposto così a chi rilanciava l'ipotesi di una sua candidatura a Presidente della Repubblica. Ma perché non mi volete far continuare a dirigere, che mi piace tanto? Ognuno deve fare il suo mestiere.